È una famiglia composta di quattro persone, mia Vende moglie. l'appartamento che stai dire. Poi c'è la cucina, Poi c'è la cucina e il soggiorno. grande, grande, spaziosa, c'è una terrazza, poi butti giusto un muro. E poi fa la sala grande. Quanti metri quadri? In breve, in 120. breve. Tutte le interviste che abbiamo fatto oggi, questo film in Lei mi breve, aiuta dai. tanto. In breve, bello. No, Lucia, racconta tu. Dai, No, c'è il tu regista, stai. perché lo devo Aspetti, perché tu raccontare stai fuori. io? Ma Cioè, io faccio... Dai, No, com'è stato lavorare con Alessio. questo signore? Che Scusa. fatica, tesoro mio, Infatti, immagino. lascia fare una cosa bello, bello, ma tanta Bello. fatica, tanta fatica. Alessio, tu che sei Alessio, dai, il sei più raccontaci di sé. serio, ci Poi parli di oggi. sto film così magari proiettano quello che è in concorso prima che arriva l'ora della colazione. No, hai detto che questi esterni, no, hai voluto girarli proprio qui, perché potevate, insomma, scegliere altri posti, invece tu hai detto no, qui. Sì, perché siccome dovevamo rappresentare una Sicilia inedita, quindi non quella bellissima col mare, ma quella invece dell'entroterra, allora mi hanno detto: ma allora giriamolo in campagna ad Albano. E lì è stata la mia prima e forse unica battaglia in cui mi sono Ma io impuntato. stavo vicino casa, non la Tu sapevo stavi sta vicino. cosa, ma No, come ma non te l'ho no? detta perché sennò Ma spingevi è anche casa tu. mia lì, è la mia terra, le mie radici sono lì, facevo casa e Lo bottega. so, non te l'ho detta apposta. E mi sono impuntato, invece è stata una cosa che mi vanto anche con i miei genitori, perché mi sono fatto valere, ho detto no, voglio girare nella campagna siciliana perché la vegetazione è diversa, quindi Fresco, poi niente. abbiamo stato Però freschi. poi Milano l'abbiamo già girata a Taranto. Certo. Sì, e Amsterdam l'abbiamo girata a Milano, è stato tutto a scalare. Tutto vero, Tutto vero. tutto, quando si dice la fiction è un'altra cosa. Che vuoi sapere? No, da te voglio sapere appunto il tuo personaggio, raccontaci, la moglie di questo Ma simpaticone poi che vanno al scappa. cinema e lo Ma vedono. Non lì gliene frega solo una cippa lì a questi. Devono prima vedere il che. film, quello, il concorso. È una cosa. Se ci vuole andare al cinema, questo film c'è il 7 Mi luglio, cioè puoi le condizioni. descrivere il tuo personaggio? Eh? Ce la fai? Mi puoi Ma descrivere il secondo tuo me allora io personaggio? sono Non Teresa, ricorda. vi attacco una pippa, quanto è vero Dio che vi mando a casa domani. L'hai voluto tu? Allora, una boccata d'aria, no, una commedia leggera, divertente, che ha la giusta misura tra le risate e la poesia e anche un po' di malinconia. Io e Aldo siamo in un ruolo divertente ma molto dosato. Lui, Alessio, il regista, ci ha sedato chiaramente durante le riprese, quindi non siamo così come siamo nella vita. E è un film delizioso da vedere dal 7 luglio al cinema. Direi che è tutto. Ma basta, ma che Ma gli devi dire? Ma non basta, gliene può sì, andate al fregare di meno a cinema dal questi, dai, 7 su. luglio. Andiamo a vedere questa fantastica boccata d'aria. Alessio, Grazie, tu vuoi Alessio. dire qualcosa sul film di serio, però, di Ma vero? no, no, volevo mantenermi anche io su questa linea leggera, quindi sottoscrivo. Un applauso, grazie mille, grazie Ciao. Lucia. Grazie. Sì, grazie. Allora andiamo ancora avanti, ancora cinema.